Grazie, un caro saluto a tutti i presenti e ai colleghi che mi hanno preceduto nelle loro osservazioni in merito e le loro riflessioni in merito a questa ordinanza, diciamo, della Corte Costituzionale nel caso Cappato. In realtà poi il discorso che si è articolato in questa sede è stato un discorso molto più ampio, che non ha riguardato solo e esclusivamente l'ordinanza e i contenuti dell'ordinanza. È stato un discorso molto ampio su stile di vita e naturalmente su cosa, anche descritto molto rapidamente, ma su che cosa è avvenuto negli anni passati, soprattutto fino alla legge del 2017, la 119 del 2017. Sono stati ricordati i casi Guerri, sono stati ricordati il caso Englaro. Quello che si potrebbe osservare in via molto generale è che noi siamo stati uno degli ultimi paesi europei a regolamentare attraverso il diritto le vicende di fine vita e soprattutto non solo le vicende di fine vita, ma anche direi il rapporto tra il medico e il paziente, quella che generalmente proviene indicata come collaborazione fra l'uno e l'altro dei soggetti coinvolti nell'ambito di queste vicende. Tant'è vero che ci è stato ricordato il processo del dottor Riccio, che va a modo di staccare Guelmi, e non va dimenticato che in quel processo il dottor Riccio fu accusato in base all'articolo 579 di omicidio del consenziente. Ed è anche interessante forse osservare che in fin dei conti in quell'occasione, quando poi il GUP ritenne che in qualche modo il dottor Riccio non era stato colpevole in quanto si era richiamato prevalentemente il GUP ritenne che non fosse, che l'omicidio del consenziente in realtà, il reato di omicidio del consenziente in realtà il dottor Riccio l'avesse compiuto, però che scattasse visibilmente praticamente l'articolo 51 del codice penale, per il semplice fatto che il dottor Riccio aveva rispettato l'articolo 32 secondo comma e che quindi il principio costituzionale doveva avere una posizione di preminenza nei confronti del reato 579. È inutile poi, ce l'ho anche raccontato il presidente Flick, è inutile dirvi le diverse impostazioni direi giurisprudenziali sul fine vita che caratterizzavano non solo la vicenda Guerri ma anche la vicenda Englaro, con un'infinità di processi, di decisioni contrapposte fra di loro, fino all'ultima sentenza della Corte di Cassazione ricordata proprio dal presidente Flick, che la ricorda in fondo in modo anche abbastanza positiva, anzi prevalentemente positiva, non solo perché probabilmente era ormai nell'animo di tutti noi augurarsi che quel tormento trovasse in qualche modo fine, però se uno avesse voluto esaminare quella sentenza, avesse ancora voglia oggi di esaminare quella sentenza con una certa attenzione giuridica e non etica, beh, insomma, l'idea che le date in quel momento si traducessero in una manifestazione di volontà di 20 anni prima, ricavata attraverso delle prove testimoniali, non ha più trovato questa ipotesi alcun riscontro legislativo né nel nostro paese, né devo dirti la verità, neanche negli altri paesi. Quando si parla di date si intende qualche cosa di dichiarazione anticipata direttamente, non di testamento biologico,
si intende qualcosa di profondamente diverso, che debba avere almeno un minimo di certezza, visto che in quel momento il soggetto coinvolto nella vicenda non è in grado di intendere e di volere. Bene, questo soltanto per ricordare che cosa. Io vengo da un'esperienza di oltre 15 anni presso il Comitato Nazionale per la Bioetica, e quindi è inutile dirvi che quasi tutti i problemi che ho sentito qui discutere da parte soprattutto del Presidente Flick sono stati oggetto di discussione nell'ambito del Comitato Nazionale di Bioetica, che li ha anche anticipati, fortemente anticipati. Nel 2000 il Comitato Nazionale per la Bioetica scriveva il parere sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel, mi pare, non vado molto lontano, ma intorno al 2008-2009 scriveva un parere sul consenso informato, quindi l'accettazione o il rifiuto al trattamento sanitario, dove naturalmente si riscontravano posizioni a volte difformi fra di loro, come logico che ciò avvenga nell'ambito di una discussione prevalentemente etica. È stato detto prima, chi avanza questi argomenti, che sono degli argomenti, fine vita è un esempio tipico, che sono degli argomenti che coinvolgono sia il mondo, prevalentemente il mondo etico, anche se poi necessariamente hanno delle ricadute nel mondo giuridico, beh, è difficile trovare un'assoluta unanimità di visioni, e tanto più che, voglio dire, l'etica può essere influenzata da tante ragioni, ma anche da tante ragioni personali. Ragione per cui è difficile poter immaginare un'etica oggettiva. È non logico pensare, forse come aveva insegnato qualche nostro maestro, che l'etica è senza verità, e quindi essendo senza verità è rimessa soprattutto al modo di pensare, al modo di vita, allo stile di vita di ciascuno di noi. E quindi non voglio parlare in questo momento di etica, anche perché forse ne parliamo, sono obbligato a parlarne fin troppo da quell'epoca fino a oggi. Noi abbiamo fatto anche recentemente il parere, parlo del Comitato Nazionale di Bioetica, ha fatto il parere sulla sedazione profonda, prima ancora che la legge 219 riconoscesse la sedazione profonda fra le cure palliative, e in quel caso il Comitato Nazionale per la Bioetica è stato assolutamente unanime nel ritenere che la sedazione profonda non fosse eutanasia, come poi dirà successivamente alla legge 219. Bene, molte quindi di queste vicende sul fine vita sono state anticipate sotto il profilo prevalentemente etico dal Comitato Nazionale. Purtroppo questi pareri, io vi devo dire, consentitemi questa lamentela, sono dei pareri molto considerati, li traduciamo anche in lingua inglese, sono pareri molto considerati all'estero, molto valutato il Comitato Nazionale per la Bioetica anche da parte di comitati di altri paesi europei e non solo europei. Forse questi pareri sono molto poco letti nel nostro paese, e questo è un peccato, perché se quando si ricade nel momento etico, beh, forse si potrebbe attraverso questi pareri avere delle idee, dei quadri, degli argomenti più chiari, o meglio dire, forse non risolutivi, Presidente, assolutamente non risolutivi, ma prima è stato detto che l'importante è che gli argomenti si confrontino e che vi sia un dubbio ragionevole nel portarli avanti. Quindi noi non pretendiamo mai come Comitato di dare delle risposte certe, non lo vogliamo fare, non possiamo dare delle risposte a maggioranza. Vogliamo portare avanti degli argomenti e che questi argomenti vengano in qualche modo, siano oggetto in qualche modo di riflessione da parte della società che ci legge e da parte anche del mondo politico o di chi ci commissiona questi pareri, perché molto spesso è il mondo politico. Così come adesso siamo impegnati, guarda caso, su di un parere che riguarda l'aiuto al suicidio medicalizzato, perché ci è stato chiesto al Comitato Nazionale di Bioetica, a seguito dell'ordinanza della Corte Costituzionale e dell'invito fatto al mondo politico, di manifestare quello che è il proprio pensiero. E allora, prima di dirvi
A livello invece personale, perché io non intendo interpretare il Comitato Nazionale per la Bioetica, quelle che possono essere alcune mie riflessioni e alcune mie perplessità in merito, voglio dire che la finalità che ci siamo posti, proprio per la difficoltà del problema, è stata quella di cercare di prospettare al mondo politico, che dovrebbe poi prendere la decisione, se la prenderà, legislativa in merito, di cercare di prospettare al mondo politico quelle che sono tutte le problematiche etiche che si possono sollevare nel momento in cui si parla di questa tematica. Quando io dico problematiche etiche intendo tanto problematiche che sono tante posizioni, voglio dire, che sono a favore dell'aiuto al suicidio medicalizzato, altre posizioni che sono assolutamente contrarie all'idea dell'aiuto al suicidio medicalizzato, così come vi possono essere delle situazioni intermedie che muovono attraverso delle posizioni di grande cautela nell'immaginare che possa dato un riconoscimento legislativo a questa richiesta di intervento di fine vita. Ma torno a dire, questo è compito del Comitato Nazionale di Bioetica, spero che faccia bene il proprio lavoro, noi cercheremo di farlo in modo tale che chi ci legga possa capire quali sono i problemi etici in gioco, soprattutto quando anche andiamo a raffrontare questi problemi etici con il giuridico, perché è inutile illudersi che quando poi il legislatore interviene metta da parte l'etica e faccia soltanto un discorso di carattere giuridico. Questo non sarà mai, ed è la ragione per cui in realtà, se voi fate attenzione, il legislatore in generale tende a scartare tematiche che abbiano delle forti ricadute etiche nel dover prendere determinati provvedimenti. Quando prima abbiamo ricordato che la legge 217 è del, scusate, la 219 è del 2017 e che nel frattempo sono passati circa più di 10 anni fra Englaro, Welby, Testimoni di Geova e compagnia bella, e la dimostrazione di che cosa? Di un legislatore che rimandava il più a lungo possibile l'idea di dover finalmente regolamentare un qualcosa che aveva una ricaduta etica inevitabile. D'accordo? Grande l'ha ricordato il presidente Flick, lo voglio ricordare anch'io, viste le tante audizioni che poi abbiamo finito per fare, forse voglio dire è merito del presidente della Camera, così come del Senato, Lenzi e la De Biasi, quello di essere riusciti a portare avanti con grandissima difficoltà e grandissime opposizioni questa normativa, che probabilmente non è il meglio che ci potrebbe essere, però ha se non altro il merito di aver fatto chiarezza su di un'infinità di punti, chiarezza soprattutto a favore del medico, il quale medico sa che ponendo in essere determinati comportamenti, aiutando e collaborando eventualmente con il paziente che rifiuta un trattamento sanitario, sa che l'intervento delle cure palliative con l'estremo limite della sedazione profonda non lo porterà in galera, cosa che invece ha rischiato fortemente che avvenisse nel caso del dottor Ricci. E ora, anche perché non voglio rubare tempi infiniti, devo dire che in questa prima parte, Presidente, mi scusi, me l'ha tirata fuori. Chi ha parlato prima di me, perché non avrei voluto parlare affatto di tutto ciò che è avvenuto in epoca passata, però mi sembra anche necessario ricordare, perché ora poi ci ritornerò per altra ragione sopra, che la 219 del 2017 è sicuramente un notevole passo avanti che noi siamo riusciti a fare a livello legislativo e direi anche a livello civile per quello che è la cosiddetta alleanza terapeutica fra paziente e medico. Bene, vengo al testo, vengo ad alcuni punti dell'ordinanza. L'ordinanza parte da un presupposto, me la immagino, nel leggerla la vedo divisa in due parti. Una prima parte, la quale dice che praticamente ci fa capire praticamente che l'aiuto al suicidio non può essere ritenuto incompatibile con la Costituzione, e quindi si vede e ricorda come in realtà l'ordinamento giuridico tutela la vita, tutela il bene
Pellica in tutti i suoi articoli, con particolare riferimento all'omicidio ovviamente, poi al 579 e al 580. Però poi dice anche che tuttavia bisogna anche tenere conto che vi possono essere delle situazioni che possono essere ugualmente meritevoli di protezione, rispetto alle quali, dice sempre la Corte Costituzionale, il valore della tutela della vita umana va bilanciato con altri beni costituzionalmente rilevanti. E a questo punto inizia la seconda parte dell'ordinanza. La seconda parte dell'ordinanza che mette appunto in discussione l'opportunità che mette in discussione, cioè questo forte invito al legislatore di modificare il 580 sul presupposto che l'aiuto al suicidio deve essere intanto differenziato dall'istigazione al suicidio e poi deve essere in qualche modo valutato come un principio di solidarietà, un aiuto che deve essere dato al paziente in determinate condizioni. Ok, prima domanda che può venire spontanea di fare è quella di dire: ma perché la Corte Costituzionale ipotizza questo problema chiamando in gioco la legge 219 del 2017? Perché la chiama in ballo? La chiama in ballo e la chiama e ne fa un motivo di riferimento fondamentale. Perché? Perché dice: ma in realtà noi già abbiamo delle situazioni in cui il paziente rifiuta il trattamento sanitario, rifiutando il trattamento sanitario ricorre alle cure palliative, ricorrendo alle cure palliative è molto probabile che le cure palliative non siano sufficientemente efficaci e che quindi bisogna necessariamente ricorrere alla sedazione profonda. Nel momento in cui si ricorre alla sedazione profonda evidentemente si aiuta il paziente a fare un percorso verso il fine vita. Però aggiunge ancora la Corte Costituzionale, ricordando quanto è avvenuto a proposito del DJ Fabo, ci dice: però è anche vero che il paziente questo percorso di fine vita potrebbe non desiderare di farlo, e difatti Cappato lo spiega al DJ Fabo che ha questa possibilità non di andare in Svizzera, ma la possibilità di ricorrere alla legge, rifiutare il trattamento sanitario, basterebbero pochi di quei trattamenti sanitari per poter già porre fine alla vita del DJ Fabo, porre fine alla vita del DJ Fabo, ma il DJ Fabo lo rifiuta perché dice: un percorso incerto, un incerto non nei risultati, incerto perché è lungo, perché potrebbe durare più tempo di quanto io non creda, non ho voglia di vivere questa situazione indefinita che fa soffrire la mia famiglia, che non ritengo degna della mia vita, che potrebbe far soffrire in qualche modo coloro che mi vogliono bene, e allora preferisco andarmi in Svizzera e ottenere una soluzione che è perfettamente conforme alla mia dignità, al mio modo di pensare la dignità della vita, ed è una vicenda che si risolve in tempi molto precisi, molto contenuti, molto determinati. Bene, è possibile un'analogia di questo genere da parte della Corte Costituzionale? Beh, io ho qualche dubbio, francamente. Io non ho il dubbio che la Corte Costituzionale possa pure mettere dei limiti all'idea del divieto all'aiuto al suicidio, ma non capisco molto bene, diversamente forse al Presidente Flick, perché debba necessariamente chiamare in gioco la 219 del 2017. Sono due vicende completamente diverse. Un conto è che io, in base a dei riferimenti costituzionali ben precisi, 2, 3, 13, 32, secondo comma della Corte Costituzionale, rifiuto un trattamento sanitario e quindi a seguito del rifiuto di quel trattamento sanitario che mi è costituzionalmente riconosciuto, io possa pretendere che il medico mi accompagni per un principio di solidarietà verso la morte. Ok?
qualcuno mi potrebbe dire, ma prof, questa è eutanasia passiva, ne abbiamo molto discusso nell'arco di questi anni, se c'è una differenza fra l'eutanasia attiva, fra l'eutanasia passiva. Quello che io vi posso dire è che non entrano nel merito di questa differenza, ma certo vi posso dire che il 99% delle legislazioni che hanno affrontato questo problema, penso alla Francia, tanto per farvi un esempio, la quale Francia per il momento non ha legiferato in merito all'eutanasia, ne stanno discutendo, il Comitato Etico Francese che ha una posizione fondamentale per quello che riguardano le leggi che hanno finalità etiche in quel paese, ancora non è riuscito a trovare una soluzione a questo problema, perché in qualche modo si trova con posizioni continuamente contrapposte fra di loro. Bene, allora voglio dire, da una parte noi abbiamo un qualcosa che ci viene riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che ci viene riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, che è quello dell'articolo 22, secondo comma, che aiuta perfino Riccio a non dover subire qualcosa come 10 anni di carcere, e dall'altra parte non abbiamo sulla Carta Costituzionale, dubito almeno, anche se il Presidente Flick ne ha fatto qualche riferimento, che ci sia nella Carta Costituzionale nostra un diritto a morire. Non lo trovo, non lo riscontro da nessuna parte. Posso benissimo riscontrare che il legislatore decida invece che l'aiuto al suicidio non sia più un reato, o sia un reato soltanto in determinate condizioni, o che l'aiuto, che il medico che aiuta qualcuno al suicidio possa in qualche modo non essere incriminato se l'aiuto al suicidio di questo paziente corrisponde a determinati criteri. Va bene? E quali sono questi criteri che immagina la Corte Costituzionale? Perché non immagina la situazione di quello che abbiamo visto ieri, della ragazza la quale a seguito di traumi comprensibilissimi, legittimissimi, a parte bisognerebbe sempre in queste cose, prima di emanare un giudizio in merito, bisognerebbe sempre conoscere molto bene le cartelle cliniche di un paziente che avanza delle richieste di questo genere. Devo immaginare che in Olanda, dove è stata aperta l'eutanasia anche ai minori, in questo caso si tratta di una ragazza di 17 anni, quindi parlare di minore è una minorità, è un essere minore legale, ma non credo che sia un essere minore di capacità di intendere e di volere. Comunque sia, immagino che sicuramente anche l'Olanda, che ha aperto le strade anche alla possibilità dell'eutanasia dei minori, sicuramente ha delle regole, ha dei controlli, ha delle commissioni che fanno determinati accertamenti prima di consentire che tutto ciò avvenga. Penso, lo penso, non lo so con sicurezza e con certezza. Bene, quali sono questi requisiti? Questi requisiti che la Corte Costituzionale ci dice per consentire l'aiuto al suicidio medicalizzato sono un paziente affetto da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche e psicologiche da lui giudicato intollerabile. Altra situazione, che sia tenuta in vita grazie ai trattamenti di sostegno vitale, vuol dire essere attaccato a delle macchine, punto interrogativo, non lo so bene. C, che sia in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, capacità di autodeterminarsi, quindi una persona molto grave, molto che sta, si dovrebbe immaginare, in condizioni fisiche e psichiche disastrose, una persona così, un paziente, così come indicato dalla Corte Costituzionale, che sembrerebbe essere in qualche modo attaccato alla macchina, ma anche qui la prima obiezione che mi verrebbe da fare è dire: ma perché, se io posso domani legittimamente ricorrere all'aiuto al suicidio medicalizzato, devo necessariamente stare attaccato a una macchina, anche se ricorrono tutti gli altri elementi, anche se io sono in grado perfettamente di esprimermi, ho una piena capacità di autonomia, sono pienamente informato, sono gravemente malato, però non sono attaccato alla macchina, dovrei trovarmi nella necessità di attaccarmi alla macchina per poter chiedere domani il suicidio assistito, medicalizzato. Bene, ancora, altro punto, dice la Corte Costituzionale, suicidio medicalmente assistito, che vuol dire? Noi sappiamo perfettamente che il suicidio assistito può avvenire in forme tra di loro molto diverse.
noi possiamo, noi sappiamo che la possibilità è quella, uno che avvenga all'interno di una struttura sanitaria, ma può venire come in Svizzera, al di fuori di una struttura sanitaria, può venire come abbiamo letto sui giornali l'altro giorno, a casa propria, con l'aiuto di dei familiari, può avvenire attraverso magari un medico che vi dà la ricetta per andare in farmacia per poter comprare la pozione fatale e per poterla prendere. Quindi voglio dire, abbiamo una gamma di possibilità. Capisco che la Corte Costituzionale ricordi al legislatore, che poi il legislatore può fare quello che vuole, ricordi al legislatore che sarebbe meglio che tutto ciò avvenga all'interno di una struttura sanitaria, quindi che sia un aiuto al suicidio medicalizzato. Ma l'aiuto al suicidio medicalizzato o non medicalizzato presuppone che cosa? Presuppone che io sia perfettamente in grado di prendere la pozione fatale. È quello che caratterizza la differenza fra il suicidio assistito e l'eutanasia, se una differenza c'è, perché anche su questo si potrebbe discutere. Ma l'aiuto al suicidio è diverso dall'eutanasia? Qualcuno sostiene che non vi è nessuna diversità, qualcun altro potrebbe sostenere che vi sia pure qualche diversità per il fatto che in realtà il suicidio è depenalizzato, come ce l'ha ricordato il presidente Flick, per il fatto che in fin dei conti il suicidio, noi potremmo dire, oltre che depenalizzato, forse è tollerato. Dovremmo anche ricordarci che in linea di massima il principio di solidarietà di una società verso colui che si vuole suicidare dovrebbe portare ad aiutare colui che si vuole suicidare, non a spingerlo di sotto dalla finestra. Ma questo non importa. Rimane il fatto che la Corte Costituzionale sembra dimenticarsi tutte le altre forme di aiuto al suicidio, forse si sente più tranquilla nel suggerire al mondo politico un aiuto al suicidio medicalizzato, ma certo che deve fare i conti con il medico, certo deve fare i conti con un codice deontologico, l'articolo 17 del codice deontologico dei medici, che ci dice che il medico non potrà mai, dovrà fare tutto quello che deve fare per aiutare un paziente a vivere, ma non potrà fare nulla per togliere la vita ad un paziente. E allora qui nasce un problema che potremmo immaginare, lo immagina anche la Corte Costituzionale, quando dice sicuramente va bene l'obiezione di coscienza. Ok, va bene sicuramente l'obiezione di coscienza. Però qui abbiamo anche il problema che c'è un codice deontologico che si scontrerebbe con una normativa primaria. È vero che uno dice ma la normativa è primaria, mentre il codice deontologico è una normativa secondaria. Però, avendo avuto modo di avere in audizione il presidente del Consiglio dell'Ordine e tenendo conto anche di quello che è il comitato deontologico dei medici, mi sono sentito dire, e vi riporto questa domanda e sollecitazione, ma perché proprio noi medici? Ma perché la Corte, perché dobbiamo essere noi medici obbligati al di là della possibilità dell'obiezione di coscienza, obbligati a portare avanti questa vicenda? Se ne faccia carico lo Stato. È chiaro che il presidente Anelli sta pensando alla Svizzera, dove vengono creati delle istituzioni, dove vengono previste, formate delle istituzioni che hanno questa finalità e che quindi è molto possibile, anzi è certo, è obbligatorio per il medico non essere coinvolto nella vicenda dell'aiuto al suicidio medicalizzato più di tanto. Il medico in Svizzera prepara la pozione fatale, la mette lì, ma il paziente deve essere in grado di poterla prendere. E se il paziente non è in grado di poterla prendere, certamente il medico non gliela va a somministrare. Ok? Ci sono meccanismi, macchinari che possono aiutare verso questa direzione, ma il medico deve rimanere fuori da questa vicenda. Non è un atto medico per loro, è magari un atto riconosciuto lecito da parte dell'ordinamento giuridico, da parte dello Stato. E allora anche questo va in qualche modo considerato. Io non so che cosa succederà esattamente, però è vero che uno dice, vabbè, ma il codice deontologico è norma secondaria, per quanto
il presidente del comitato etico deontologico dell'Ordine dei Medici, il codice deontologico dell'Ordine dei Medici, dica che in realtà è contrario all'aiuto al suicidio, può lasciare in qualche modo il tempo che trova, perché la norma secondaria deve in qualche modo richiamarsi, attenersi alla norma primaria, e tanto più attenersi alla norma primaria se nel momento in cui venisse riconosciuta l'assistenza al suicidio medicalizzato come un qualcosa di costituzionalmente valido e accettato. Finisco. Vi dico solo un'ultima cosa, rapidissimo. La Corte Costituzionale parla di quello che si è parlato prima, delle cure palliative, e dice che le cure palliative sono un prerequisito della possibilità dell'aiuto al suicidio assistito. Benissimo, è giusto che sia così. Si può immaginare che le cure palliative, che sono poi ricomprese sempre nella legge 2019, con la sedazione profonda, possano rappresentare uno strumento per evitare che ci sia un'eccessiva richiesta di aiuto al suicidio. Però allora uno si aspetta anche, di fronte a quella che è la situazione, la legge 210, la legge del 2010, è quella che regolamenta le cure palliative, e adesso la 2019 con l'inserimento della sedazione profonda, e visto che queste cure palliative sono somministrate nel nostro paese in un modo molto molto deficitario e in un modo molto insoddisfacente, allora ci si sarebbe anche potuto aspettare che ci fosse stato un invito da parte della Corte Costituzionale al legislatore perché incrementi le cure palliative e perché qualsiasi paziente che realmente volesse accedere alla sedazione profonda, al suicidio assistito medicalizzato, abbia però veramente la possibilità di poter anche accedere alle cure palliative. Grazie e mi scuso se vi ho portato via l'argomento.